Tante volte vi fate incazzare da morire. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale in questi video del martedì. Oggi voglio parlarvi di un pensiero che è partito ultimamente vedendo l'andamento di alcuni video qui sul canale. Questo video non vuole essere una lamentela, ma una riflessione assieme. Perché ho notato che questi video del martedì vi piacciono molto, vanno molto bene e nel corso dell'ultimo mese sono letteralmente i migliori video del canale, nonostante al giovedì escano tanti contenuti su cui io investa tante energie in più, perché effettivamente è così, investo molte più energie nei video del giovedì, sono video su cui mi muovo tanto sia in fase di produzione che in fase di pre-produzione contattando brand, insomma ci perdo tanto tempo nei video del giovedì e cerco sempre di fare dei video che possano avere un'utilità concreta, mentre diciamo che questi video del martedì sono un attimino una chiacchiera informale tra di noi, diciamo quell'angolo di Emanuele che non vi ho mai fatto vedere. Chi è venuto su Twitch l'ha già visto, ma gli altri no. E quindi diciamo che questi video vorrebbero essere un pochino questo. La cosa che ho notato, diciamo che la cosa che ha acceso questa mia miccia è stato l'ultimo video che ho pubblicato, ovvero quello sulla campagna che ho realizzato di Xiaomi, in cui vi ho mostrato effettivamente tutto il backstage di quel video, come ho realizzato quegli scatti, la logica dietro, qual era il brief del cliente, insomma vi ho mostrato effettivamente come lavoro, non dico portandovi sul campo con me, però mostrandovi effettivamente il campo e come mi sono mosso sia in fase di produzione che post produzione, nella speranza appunto che questo video potesse essere d'aiuto. E effettivamente ci sono stati vari commenti di persone che hanno apprezzato e questa cosa mi fa sempre molto piacere, però ho notato che effettivamente quel video è andato molto male rispetto al solito, soprattutto rispetto a questi video del martedì che sono, ripeto, una chiacchiera informale di un argomento X di fotografia. E l'altra cosa che ho notato è che effettivamente poi andando un attimino a tirare un bilancio, i video del giovedì sono video che vanno leggermente peggio, anzi senza leggermente, vanno abbastanza peggio rispetto a quelli del martedì, e soprattutto i video in cui vi mostro effettivamente come lavoro, come è stato il video delle foto per Logitech, come è stato il video della precedente campagna di Xiaomi, insomma tutti quei video in cui io vi faccio vedere effettivamente come lavoro e guadagno i miei soldini con la fotografia, sono i video che sono andati peggio, video che a mio avviso sono effettivamente molto preziosi per una persona che vorrebbe lavorare con la fotografia. Mi rendo conto che io sono io e quindi non state vedendo un luminare della fotografia comunque al lavoro, però allo stesso tempo comunque è una condivisione gratuita di una persona che lavora, che normalmente vi fanno pagare, perché tutte le volte che andate ad un workshop pagate queste nozioni. E ho notato che la stessa cosa si è riproposta anche sotto vari contenuti di Simone, cioè Simo, che effettivamente vi ha mostrato come lavora, e sono paradossalmente i video andati peggio del canale, se non quelli peggiori tra i peggiori. E qui è iniziata questa riflessione con cui io vorrei introdurre questo video, di cui vi vorrei parlare, perché effettivamente la cosa che noto è che quello che attira sempre quando si parla di fotografia sono tutte queste pippe mentali, come sto facendo adesso, che ci fanno stare qui davanti allo schermo a parlare di cose che non sono minimamente influenti poi effettivamente nel lavoro da fotografo. Queste sono congetture, sono ragionamenti, sono fantasticherie. Tutti i video che ho postato al martedì sono ragionamenti molto alti che banalmente nel mio processo lavorativo non entrano neanche per sbaglio, non sfiorano neanche il mio mindset lavorativo, come non lo sfiorano probabilmente in quello di nessun altro, perché non hanno effettivamente un reale riscontro in quel punto lì. E tante persone vogliono effettivamente lavorare con la fotografia, me lo scrivono in privato, lo scrivono sotto i video, lo scrivono in ogni dove, lo scrivono su Twitch, anche in live su Twitch, quindi effettivamente l'esigenza di sapere come lavorare, imparare a lavorare in questo mondo c'è. E qui nasce la mia domanda: perché quei video sono i video meno visti? Non li guardate. Perché io un'idea me la son fatta
e mi sono reso conto che finché c'è da chiacchierare, finché c'è da fantasticare e divagare, siamo tutti quanti molto bravi, siamo tutti quanti pronti a portare avanti le nostre crociate nei commenti, ma nel momento in cui effettivamente c'è da andare sul campo, io ho come l'impressione che tanta gente eviti l'argomento o per paura di confrontarsi poi con quella realtà dei fatti e magari rendersi conto di non esserne in grado, oppure semplicemente di non avere accesso delle possibilità, chi lo sa, ognuno ha il suo processo mentale, oppure semplicemente il fatto che si rendono conto che quella parte della fotografia non è di loro interesse. E a questo punto tante volte mi viene chiesto effettivamente quali sono i segreti dei miei ritratti, come faccio a fare ritratti, come faccio a fare determinate foto. Ragazzi, qui sul canale c'è tutto, io vi ho sempre mostrato tutto, non c'è niente di nascosto, e a questo punto io non capisco il perché quei video in cui effettivamente vi mostro quello che volete vedere sono i video che non guardate. Me lo chiedete voi e non faccio veramente fatica a comprendere, e vorrei comprendere con voi nei commenti il perché di questo processo, del perché di quando parliamo di pippe mentali siamo tutti pronti nei commenti, nel momento in cui andiamo sul campo e guardiamo le cose come si fanno veramente non c'è mai nessuno. E questa cosa qua mi è veramente difficile da capire. Io molto spesso guardo video di fotografi, videomaker, registi, art director americani soprattutto, in realtà, perché in Italia non c'è praticamente nessuno che lo fa, che mostrano come hanno realizzato determinato spot, determinata campagna, ti raccontano effettivamente come hanno realizzato, e io quei video li guardo sempre con grande piacere e con grande voglia, perché sono un contributo che si trova gratuitamente online, che a mio avviso è preziosissimo, perché è un professionista che gratuitamente vi mette a disposizione il modo in cui lavora, le sue conoscenze, vi mostra come lavora e come realizza le cose, gratuitamente, sottolineerei. E questa cosa è molto importante, perché normalmente queste nozioni vengono pagate nei workshop. Io vedo gente fare workshop con persone che pubblicano solo foto su Instagram, non sono professionisti, non lavorano con la fotografia, hanno la pretesa di insegnarti a fare foto, ma effettivamente con le foto l'unica cosa che fanno è pubblicare delle foto su Instagram. E poi la gente si domanda del perché non lavora con la fotografia. Ragazzi, online ci sono tante di quelle informazioni gratuite, messe a disposizione gratuitamente da professionisti, che voi non potete neanche immaginare. Io tutto il mio bagaglio di competenze e nozioni l'ho praticamente acquisito così. Io non ho mai fatto workshop, non ho fatto nessun tipo di scuola legata alla fotografia o comunque a questa tipologia di cose, perché online c'è tutto e faccio veramente fatica a comprendere questo step. Probabilmente starete notando anche dal mio mood in questo video che sono abbastanza sfasato da questa cosa, perché è veramente difficile. Quello che penso è che tante volte il problema nel imparare a far foto, iniziare a lavorare con la fotografia, non sia il mondo della fotografia in sé, ma siate voi che non andate a pescare le cose nel posto giusto, andate a cercare le cose dalle persone sbagliate, o semplicemente non vi rendete conto che a disposizione avete letteralmente tutto il mondo gratuitamente e non lo sfruttate. Il mio percorso di crescita è stato tutto quanto online, e avessi avuto al tempo tutto quello che c'è a disposizione ora online, tra Italia, America, dove voi preferite, mi sarei baciato i gomiti ogni mattina probabilmente, perché al tempo non c'era letteralmente nulla. Andavo a reperire le informazioni su Giuda Foto, in thread in cui quarantenni si scannavano perché chi aveva la fotocamera più bella. Per cui, ragazzi, questa è una mia riflessione. Vorrei capire con voi il perché di questo punto, vorrei capire con voi il perché di questo trend, sia non tanto sul mio canale, ma in generale, perché poi lo vedo che si riflette letteralmente sui canali di tutti questa cosa, quindi non è un problema mio, è un problema sui canali di tutti quanti. Vorrei confrontarmi con voi nei commenti. Ditemi perché quella tipologia di video non vi può interessare. Se guardate i video del martedì e non guardate i video del giovedì, nel mio caso,
Ditemi perché nei commenti. Voglio sapere da voi il perché non siete attirati da quella tipologia di contenuto. Sono molto curioso di confrontarmi con voi nei commenti, per cui ragazzi, tocca a voi, andate e commentate. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto compagnia con questi 10 minuti di chiacchiere. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace, parliamone nei commenti come sempre e noi ci vediamo giovedì con un nuovo video sul canale che spero guardiate perché è l'ultimo dell'anno, ragazzi.